Buonasera a tutti. Eccoci per una nuova diretta. Attenderò come sempre qualche istante. Prima di cominciare vi ricordo gli appuntamenti settimanali nel locale di Senigallia. Troviamo il venerdì una riunione di preghiera alle ore 19, alle ore 20 trovate uno studio biblico e alle ore 18 della domenica il culto domenicale, quindi se volete partecipare siete i benvenuti. Se avete qualche domanda, se volete contattarci, nella pagina Facebook trovate i nostri contatti, trovate anche tutti i video che vengono fatti, sia dei culti della domenica che anche queste dirette del martedì, nel canale YouTube Chiesa Apostolica Senigallia. Quindi trovate un bel po' di materiale molto interessante. Bene, io stasera andrei abbastanza speditamente con il capitolo 6 della prima lettera ai Corinzi. Vi ricordo come sempre che per seguire meglio la lettura potete prendere le vostre Bibbie in modo tale che leggiamo e commentiamo insieme. E, bene, allora io direi di cominciare subito dal verso 1, sempre l'Apostolo Paolo che parla alla lettera alla chiesa, scusate, ai Corinzi, la chiesa che viveva in Corinto. E leggiamo subito dal verso 1. V'è tra voi chi, avendo una questione con un altro, osa farsi giudicare dagli ingiusti anziché dai santi? O non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se da voi che verrà giudicato il mondo, siate dunque indegni di giudizi di minima importanza? Non sapete che giudicheremo gli angeli, quanto più le cose di questa vita. Se dunque avete liti per cose di questo mondo, voi prendete a giudici gente senza autorità nella Chiesa? Lo dico per vostra vergogna, cosicché non vi sarebbe proprio nessuna persona saggia tra di voi che possa far da arbitro tra fratello e fratello? No, anzi, un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello e per di più davanti agli infedeli. E dire che è già per voi una sconfitta avere liti vicendevoli. Perché non subire piuttosto l'ingiustizia? Perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene? Siete voi invece che commettete ingiustizia e rubate, e ciò ai fratelli. O non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi. Né immorali, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio. Quindi, cosa è successo nella chiesa ai Corinti? Nella chiesa di Corinto, scusatemi. All'interno della chiesa, fratelli avevano dei litigi, delle liti, e anziché cercare di risolvere bonariamente la lite, chiedendo ad altri fratelli, magari più maturi, che facessero da arbitro in modo tale che il conflitto venisse risolto, loro appellavano, andavano direttamente nei tribunali. Per questo si parla di farsi giudicare davanti agli ingiusti anziché davanti ai santi. L'Apostolo Paolo qui
rimprovera questa cosa anche per controversie di piccola entità, loro andavano subito a querelarsi, andavano a denunciarsi davanti ai tribunali degli ingiusti. Questo perché? Perché ovviamente si mettevano in mano a dei giudici che comunque sì, erano uomini di legge, ma erano comunque uomini senza Dio. Non avevano lo Spirito Santo. Quindi l'Apostolo Paolo qui li rimprovera di questa cosa. Se avete delle liti, se avete delle controversie, cercate di risolverla in modo bonario, tra fratelli, in modo tranquillo, magari chiedendo a un'autorità spirituale di fare da arbitro e di risolvere la questione senza ricorrere alla giustizia umana. Quindi ricorrere a un fratello che sia maturo spiritualmente in modo tale che possa avere quel discernimento spirituale e possa un fratello essere giudice in una lite del genere. Già che dice che in realtà sarebbe opportuno che non ci fossero delle liti all'interno della Chiesa, ma quand'anche sorgessero delle liti, delle controversie, anziché andare a finire davanti ai tribunali umani e andare per vie legali, cercare di risolverla in modo pacifico e tranquillo, magari chiedendo aiuto a un fratello maturo. Anche perché sono persone che sicuramente possono avere una giustizia umana, una legge umana, ma non hanno principi biblici come metro per giudicare. E quindi dice, non arrivate al punto di dovervi affidare agli ingiusti per poter risolvere questioni che comunque potrebbero essere risolte in maniera privata per persone ingiuste. Persone che non erediteranno il regno di Dio, qui fa un elenco di chi sono queste persone che non erediteranno il regno di Dio: gli immorali, gli idolatri, gli adulteri, gli effeminati, i sodomiti, i ladri, gli avari, gli ubriaconi, i maldicenti e i rapaci. Dice tutte queste cose, tutte queste persone, quindi chi vive in questo elenco di peccati non erediterà il regno di Dio. Gli immorali, sappiamo tutti cosa può essere l'immoralità, l'idolatria, mettere qualcosa prima di Dio. Gli adulteri, chi va con uomini o donne che non siano il proprio marito, la propria no donna o la propria moglie, gli effeminati, questo purtroppo è un tema molto caldo. Gli effeminati sono gli uomini che si comportano da donna. I sodomiti, la stessa cosa. Uomini che hanno rapporti con altri uomini, i ladri, gli avari, gli ubriaconi, chi si ubriaca, i maldicenti, i rapaci. I rapaci fanno parte della famiglia dei ladri, no? Il rapace, un uccello rapace, un uccello che prende e porta via. E quindi ovviamente bisogna guardarsi da non identificarsi con nessuna di queste cose che l'Apostolo Paolo ha elencato e badiamo bene al fatto che qui si parla di
di una condizione, di uno stato, una persona che vive nell'immoralità, non una persona che commette magari per sbaglio un'immoralità, ma una persona che deliberatamente sceglie di vivere in quella condizione, una persona maldicente, una persona che deliberatamente vive una vita di maldicenza. Quindi lì sta parlando proprio quando il peccato non è più un evento casuale o sporadico, ma proprio diventa uno stile di vita, cioè quella persona diventa maldicente, quella persona diventa avara, quella persona diventa adultera, quella persona diventa immorale, perché quel peccato è diventato talmente un'abitudine nella propria vita che ormai quella persona si è identificata con quel peccato ed è diventata quel peccato. E dice la parola di Dio: non illudetevi, perché chi è in questo elenco non erediterà il regno di Dio. Quindi lo dice la parola, non lo dice Giusy Gargano o Giusy Marsala o la Chiesa Apostolica, non lo dice la Bibbia. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. Ora arriva il tema caldo: siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati. Alcuni pensano che faccio il battesimo, sono lavato, lascio i miei peccati nell'acqua e quindi ormai, anche se continuo a fare quelle cose, siccome sono battezzato, non ho più la conseguenza di quel peccato che continuo a fare perché ormai sono stato lavato. Ma non è così. Siete stati lavati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. L'evidenza si ha quando veramente quel peccato non è più nella nostra vita e la nostra vita è totalmente cambiata. Infatti dice: tali eravate alcuni di voi. Quindi se nella nostra vita si può dire io ero così, ma adesso non sono più così, io facevo quelle cose, ma io adesso non le faccio più, allora veramente si può dire che siamo stati lavati, siamo stati santificati e siamo stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e dello Spirito di Dio. Verso 12: tutto mi è lecito, ma non tutto mi giova. Tutto mi è lecito, ma io non mi lascerò dominare da nulla. I cibi sono per il ventre per i cibi, ma Dio distruggerà questi e quelli. Il corpo poi non è per l'impudicizia, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio poi, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con tutta la sua potenza. Quindi tutto mi è lecito, ma non tutto mi è utile. Qui in questa versione dice non tutto mi giova. Tutto mi è lecito, ma non tutto mi è utile. Ci sono delle cose che nella Bibbia non vengono specificate espressamente, non posso, non troverete mai. Nella Bibbia non fumare, non ti drogare, non giocare d'azzardo, ci sono delle cose che non sono scritte. E quindi potrebbero essere anche considerate lecite, perché non c'è scritto da nessuna parte, quindi perché no? Ma bisogna stare attenti a quello che dice: non tutto mi è utile, non tutto mi giova. Tutto quello che non mi giova, tutto quello che porta anche a un dominio, perché vedete che dice io non mi lascerò dominare da nulla, tutto quello che porta a una dipendenza, allora sicuramente
anche se non espressamente scritto nella Bibbia, anche perché magari 2000 anni fa certe pratiche non esistevano, non erano ancora in auge, si lascia l'interpretazione, passatemi il termine, al fatto che se una cosa crea dipendenza o crea una sorta di dominio, allora quella è una cosa da allontanare e che non viene da Dio. Paradossalmente, anche le cose buone possono diventare, possono rientrare in questa categoria, essere cose lecite, ma cose che possono portare dipendenza e che possono dominare. Un lavoro, ad esempio, può essere una cosa assolutamente lecita, assolutamente buona, ma può diventare causa di dominio, causa di dipendenza. Una relazione, un amico, un'amica tossica, non tossica perché si droga, ma una relazione tossica, un'amicizia tossica che porta a dominio tutto ciò che limita la tua libertà, ma non la libertà faccio tutto quello che voglio, ma la libertà che hai ricevuto in Cristo. Allora, e che porta dominio nella tua vita, che ti vuole dominare, che ti vuole manipolare, che ti vuole controllare, allora quella è una cosa da allontanare e rientra appunto in questa categoria in cui si può dire io non mi lascerò dominare da nulla. Allora, non sapete dal verso 15 che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Non sia mai. O non sapete voi che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? I due saranno un corpo solo, ma chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito. Fuggite la fornicazione. Adesso qui entriamo nel tema caldo, molto hot. Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori dal suo corpo, ma chi si dà alla fornicazione pecca contro il proprio corpo. Or non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Forse il peccato, tra virgolette, più grave è appunto la fornicazione. Quasi sembra di capire per l'Apostolo Paolo, perché qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori dal corpo. Se io rubo, se io non so, sono avaro, come abbiamo letto poco fa, la maldicenza, l'ubriachezza, tutti i peccati sono fuori dal corpo. Ma il fornicatore, chi è il fornicatore? Il fornicatore è colui che ha dei rapporti sessuali che non sono all'interno del matrimonio. Quindi i rapporti sessuali benedetti da Dio sono soltanto quelli che avvengono all'interno del matrimonio. Quindi prima del matrimonio tra fidanzati non è ammesso, e all'interno del matrimonio se vai con un altro uomo, se vai con un'altra donna, quindi quello non soltanto è fornicazione ma diventa anche adulterio, la convivenza non è ammessa, perché si rientra sempre nella sfera di rapporto fuori dal matrimonio, quindi come tra fidanzati. Quindi, perché se quello è un atto che Dio ha stabilito all'interno del matrimonio, quindi ci deve essere un'autorità che sia legale,
o spirituale, questo se avviene in entrambi i casi, con la benedizione sia legale che spirituale, ben venga, ma comunque ci deve essere un'autorità che autorizza la comunione, quindi che autorizza il rapporto e quindi sia la benedizione di Dio in tutto ciò che è autorizzato. Chi lo fa senza questa autorizzazione, questa benedizione, dice l'Apostolo Paolo che pecca contro il proprio corpo. Perché pecca contro il proprio corpo? Perché il nostro corpo, nel momento in cui riceviamo Cristo, diventa il tempio dello Spirito Santo. E quindi noi non apparteniamo a noi stessi, ma a Dio, e quindi è un illecito verso Dio, quindi stiamo deturpando e sconsacrando ciò che Dio attraverso Gesù Cristo ha comprato a caro prezzo con il sangue di Gesù. Quindi, per questo l'esortazione finale, glorificate Dio dunque nel vostro corpo. Alcuni contestano questa cosa, si sentono giudicati, si sentono umiliati, ma l'Apostolo Paolo è molto chiaro, la Bibbia è molto chiara, quindi nonostante ci possano essere i sentimenti, l'attrazione fatale e tutto quello che vogliamo, Dio ha stabilito questa cosa con un ordine e tutto quello che non viene avviene nell'ordine non è benedetto, ma porta addirittura maledizione. Perché? Nel momento in cui voi considerate che nell'Antico Testamento non era necessaria neanche la benedizione dell'autorità, anche quando non c'era la benedizione dell'autorità, bastava il semplice atto per diventare marito e moglie. Ma adesso non è più così. Quindi alcuni che pensano, vabbè, tanto io è come se fossimo marito e moglie. No, non è così perché il matrimonio è stato regolamentato e quindi deve essere fatto in modo lecito e non in modo illecito. Bene, con questo l'Apostolo Paolo è, ripeto, l'ambasciatore non porta pena. Alcuni si dispiacciono di queste mie parole, ma sono le parole dell'Apostolo Paolo, nonché della Bibbia, nonché dello Spirito Santo, quindi tutti veniamo giudicati dalla parola di Dio, quindi quando io parlo, quando io spiego, non è perché mi voglio mettere al di sopra di tutti e dire io sono la migliore, ma sto oggettivamente leggendo e commentando ciò che è scritto e che la parola di Dio è uno specchio che va a giudicare le profondità dell'essere umano e mette in discussione, la parola di Dio deve mettere in discussione per portare ravvedimento. Bene, io vi do appuntamento alla prossima settimana. Spero che questa sera sia stato di edificazione e vi auguro una buona serata. Se avete delle domande, delle perplessità, dei commenti, anche non mi piace, non condivido quello che dici, scrivetemi pure, sono contenta di leggere i vostri commenti. Pace e Dio vi strabenedica. Ciao!